l'accusa per la poca produttività e l'alto costo della struttura. Al Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, il CNEL, spuntano ora anche i consulenti. Non bastano i consiglieri, spesso assenteisti, per sbrigare il lavoro. Sono stati pagati di tasca nostra non pochi collaboratori esterni. Volti, nomi e toni non sono cambiati da quel maggio del 1997. Alcuni protagonisti dell'assalto al campanile di San Marco con il tanco sono gli stessi che hanno cercato di costruire un carro armato nel capannone sotto casa. Li avevamo incontrati allora e li ascolteremo per capire come poco è cambiato di quello spirito di indipendenza. Prima udienza a Torino del processo per truffa con imputato Davide Vannoni, il guru del metodo Stamina. Non si è presentato in aula, mentre i familiari dei bambini e malati che erano sotto trattamento agli ospedali civili di Brescia protestano per il blocco ufficiale della cura annunciato ieri. Hanno truffato 3.000 studenti universitari di Milano vendendo loro falsi biglietti dei treni. Li avvicinavano con la scusa di un sondaggio falso sul gradimento del servizio ferroviario. Autori del raggiro, due insospettabili studenti del Politecnico, 23 anni censurati. È il fiore all'occhiello del sistema del Barcellona Calcio, il vivaio, la cantera internazionale nella quale far crescere i piccoli atleti e aiutare i talenti ad emergere. Multa della FIFA, blocco per oltre un anno del mercato perché in quella palestra di football e di vita sarebbero stati ingaggiati illegalmente alcuni giocatori africani e asiatici minorenni. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronaca. Dunque, come sapete, tra gli organi, tra gli enti dello Stato che il governo vuole abolire c'è il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, considerato un ente inutile, ogni anno costa 20 milioni di euro e in 60 anni ha presentato 14 progetti di legge, nessuna però è diventata legge. E adesso si scopre che la Corte dei Conti ha messo sotto i riflettori i consulenti, che sono esperti esterni che vengono nominati dagli stessi consiglieri, incarichi affidati senza gara e a caro prezzo. A CNEL ci sono alcuni che ogni volta che devono scrivere una pagina hanno bisogno di due consulenti per aiutarli a scrivere la pagina. Ora, vengono pagati a parte? E certo. Sotto i riflettori della Corte dei Conti sono finiti i consulenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, esperti esterni nominati su richiesta dei consiglieri. In particolare tra il 2008 e il 2010 sono state affidate 104 consulenze a persone fisiche e 54 contratti di ricerca di istituti per un importo totale di 4 milioni e 600 mila euro. La Guardia di Finanza sta indagando sulle modalità con cui questi incarichi venivano assegnati sempre senza gara. Per legge in quegli anni si potevano affidare consulenze senza consultare più soggetti solo per importi fino a 20.000 euro, sempre però dimostrando che solo quella persona o quella società possedeva i requisiti richiesti. Per importi superiori ai 20.000 euro occorreva invece consultare almeno 5 soggetti diversi. Per incarichi di oltre 200.000 euro serviva il bando europeo, modalità che invece non furono rispettate. Tutte le consulenze, anche quelle che avrebbero richiesto una gara, sono state affidate con assegnazione diretta. La Procura della Corte dei Conti attende all'istruttoria della Guardia di Finanza. È stato l'attuale segretario generale del CNEL, Franco Massi, magistrato, a frenare l'ondata delle consulenze d'oro cambiando la procedura. Quando il Consiglio segnalava la necessità di ricerche e contributi esterni, Massi verificava prima se fosse possibile affidare quei lavori al personale interno. Parliamo delle consulenze con Giuseppe Pennisi, consigliere del CNEL, nominato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Economista, ha lavorato per 18 anni alla Banca Mondiale, ex direttore generale dei Ministeri del Bilancio e del Lavoro. Ma questi esperti sono proprio necessari? Con 66 consiglieri e con un gruppo di circa 90 persone nella struttura, non credo che abbiamo bisogno di consulenti. Io credo che i costi del CNEL potrebbero dimezzare. Sempre che venissero designati come consiglieri dalle loro organizzazioni persone che hanno
voglia di lavorare e che sono in grado di farlo. Pennisi è uno di quelli presenti al CNEL ogni giorno e gli altri consiglieri? Ci sono alcuni che non vengono mai, che sono dal giorno del loro insediamento, sono visti il giorno del loro insediamento per un minuto, per due minuti, per salutare e poi via. Il problema sono nelle commissioni. Nel consiglio di amministrazione siedono 10 esperti, tutti gli altri, una cinquantina, sono rappresentanti delle categorie produttive, del volontariato. Ci sono alcuni che considerano il CNEL come il posto dove inviare persone a cui si vuole dare un assegno integrativo, una pensione integrativa, probabilmente perché non sanno come collocarli altrove o perché questi sono incollocabili o quello che sia. I consiglieri, anche se sono assenti, percepiscono un'indennità mensile di circa 1.000 euro netti. Fino a 2 anni fa i fuorisede avevano una diaria in più, oltre al rimborso dell'albergo, del taxi, dei ristoranti. Dopo l'abolizione sono iniziate le proteste. Il terremoto invece è scoppiato nel 2012, quando i consiglieri da 120 sono stati tagliati a 65. Il CNEL sta producendo di meno, soprattutto da quando è stato ridotto il numero di consiglieri. In questo momento il clima è diventato estremamente difficile. C'è stato anche un tentativo di far rientrare dalla porta di servizio chi era rimasto escluso dal consiglio, ormai ridotto. Si vogliono far tornare al CNEL come esperti dei consiglieri che non si è riusciti a nominare perché il numero era minore e quindi non potevano avere questa integrazione. E io ho votato contro. Intanto in 60 anni di attività il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha prodotto solo 14 disegni di legge. Nessuno è arrivato mai alle Camere per l'approvazione. La proposta di legge viene iscritta nell'ordine del giorno ma rimane nel cassetto. Il CNEL nel corso della sua esistenza ha prodotto 970 documenti. Chi sono i relatori? Basta guardare il sito. Sempre gli stessi. Per i magistrati di Brescia erano pronti alla rivolta violenta, i Serenissimi, che sono finiti ieri in manette nell'operazione dei carabinieri del ROS tra il Veneto e la Lombardia. Certe volte la storia si ripete, tra gli arrestati ci sono anche delle figure storiche che parteciparono a quel blitz famoso di Piazza San Marco nel 1997. Allora i Serenissimi salirono sul campanile della Basilica, ma ci restarono poche ore, soltanto 7 ore, perché poi arrivarono i carabinieri del reparto speciale e li arrestarono tutti. È la storia che si ripete, o forse erano loro a volerla rivivere. Terrorismo, eversione del sistema democratico, fabbricazione di armi. Le accuse mosse dall'inchiesta della Procura di Brescia nei confronti dei 24 arrestati di ieri sono le stesse di quelle fatte ai Serenissimi. Li chiamarono così i giornali gli 8 membri del braccio armato interno al gruppo indipendente Veneto Serenissimo Governo, che la notte tra l'8 e il 9 maggio del 97 occuparono Piazza San Marco con il tanco, un trattore trasformato in cingolato, e sventolarono la bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia, dall'alto del campanile. E anche i fini erano gli stessi, proclamare lo Stato indipendente del Veneto con un gesto dimostrativo, un'azione eclatante che i Serenissimi di allora ricordavano così. Penso che ci ripenseremo per tutta la vita ancora. È stata una notte esaltante. C'è intenzione di continuare in questa tua idea? L'ideale non si cancella con niente, è incancellabile. Parola chiave è indipendenza, velleitaria forse, ma non per questo innocua. Gruppi ideologizzati che partono da lontano ritengono illegittimo l'atto con cui Napoleone cancellò la Repubblica di Venezia e che tanto oggi, con l'aggravante della crisi economica che morde quel settore della piccola e media impresa, soprattutto al nord, quanto ieri rifuggono l'idea classica di partito politico. Non abbiamo intenzione di impegolarci assolutamente in nessun tipo di partito politico, ovviamente. Vi sentivate appoggiati dalla Lega? No. No, appoggiati direi proprio di no. A capo dell'Alleanza, la nuova associazione che metteva insieme diversi movimenti indipendentisti dal Veneto alla Sardegna, c'era Giancarlo Rini, arrestato anche lui ai domiciliari 75 anni. Nel 98 era già uscito dalla Lega, partito da cui non si sentiva rappresentato, e si era candidato a sindaco di Brescia con la lista Liberi Bresciani. Intercettato dai ROS mentre pianifica il nuovo assalto a Piazza San Marco, nello stile del 97 ma più aggressivo, discute anche su quale bandiera San Marco portare, se quella col libro aperto o chiuso, ai piedi del leone alato. Mentre allora l'ideologo del gruppo fu riconosciuto nella persona di Giuseppe Segato, morto nel marzo del 2006. Beppin, per i compagni veneti, esperto di storia veneta, aveva scritto questo libro. Non prese parte all'azione a Venezia, ma era l'ambasciatore che li raggiunse la mattina in piazza. Fu condannato a 3 anni e 7 mesi per il reato di eversione.
E noi, essendo agganciati alla nostra storia, abbiamo pensato di usare ancora quel titolo, anche perché l'ambasciatore veneto era qualcosa di più di un burocrate, come lo si intende normalmente adesso un ambasciatore. Gli ambasciatori veneti erano anche un po' politici, quindi io avevo una funzione un po' di portavoce, un po' di politico, quindi ben ero in sintonia con la mia storia. Anche due dei 24 arrestati nell'inchiesta bresciana sono gli stessi che 17 anni fa parteciparono all'assalto di Piazza San Marco. Si tratta di Luigi Faccia, ritenuto allora uno degli organizzatori dell'operazione, e Flavio Contin, che oggi dice, sempre intercettato, bisogna essere realisti ma in maniera fanatica, perché i nemici sono due, lo Stato italiano e il tempo che passa, e che già durante il processo dell'assalto al campanile 17 anni fa rifiutava le accuse di eversione. Con il patteggiamento si riconosce insomma l'aggravante dell'eversione. Noi non ci riteniamo tali. E poi c'è il mezzo, quello con la M maiuscola, l'elemento più scenografico, un carro armato del peso di 40 tonnellate in grado di sventrare un edificio, secondo gli inquirenti, da utilizzare per il gesto dimostrativo a Venezia, programmato forse durante le elezioni europee, testato a salve in un casolare del Padovano e stavolta capace di sparare davvero, ma non meno diverso dal rudimentale tanco del 97. Come andò è storia nota. La sera dell'8 maggio salirono a bordo di un traghetto e lo dirottarono su Piazza San Marco, poi l'ingresso col tanco e la bandiera sul campanile, tutta mimetica e fucile in spalla, l'intenzione era quella di restare sul posto fino al 12 maggio, giorno del bicentenario della nascita della Repubblica Veneta, e mandare messaggi politici ai veneti con un radiotrasmettitore. Ma la mattina dopo le teste di cuoio dei carabinieri li fecero sgomberare e li arrestarono. Il processo agli 8 serenissimi che vediamo in questa foto insieme ad altri 3 compari veneti prima di partire alla volta di Piazza San Marco si concluse con assoluzioni, patteggiamenti e 2 sole condanne. Oltre a Segato, Luigi Faccia, 5 anni e 3 mesi per gli stessi reati. Il 5 luglio del 2011 la Corte di Cassazione ha assolto 3 membri del gruppo dalle accuse più gravi, costituzione di banda armata, terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. L'inchiesta della Procura bresciana invece è solo all'inizio. E adesso andiamo a vedere le novità sul caso Stamina, perché questa mattina a Torino si è aperto e poi subito rinviato a maggio il processo nei confronti di Davide Vannoni, è accusato di truffa nei confronti della regione Piemonte per un finanziamento di 500.000 euro, prima concesso e poi bloccato. L'udienza si è aperta proprio il giorno dopo la decisione degli ospedali riuniti di Brescia di porre fine al trattamento. Troppe pressioni, questa una dei motivi che ha portato a questa decisione, che ha scatenato la reazione dei familiari, dei parenti che hanno in cura i propri familiari con il metodo Stamina, e hanno annunciato denunce e querele alla magistratura. Stamina, il processo e lo stop alle cure. Mentre a Torino stamattina si è aperta la prima udienza che vede imputato l'inventore del metodo Stamina, Davide Vannoni, per tentata truffa alla regione Piemonte in relazione a un finanziamento di 500.000 euro negli ospedali civili di Brescia, la decisione di sospendere questa cura a 36 pazienti fa scoppiare la rabbia delle famiglie che minacciano querele. È un pasticcio tutto italiano, quello del discusso metodo che per la magistratura è una truffa e per i malati curati con quel trattamento una speranza. Vannoni, in attesa del rinvio a giudizio sempre a Torino insieme ad altre 18 persone per associazione per delinquere e somministrazione di medicinali imperfetti, questa mattina non è in aula all'apertura del dibattimento in cui deve rispondere di truffa alla regione Piemonte. Ci sono i suoi avvocati, uno è Liborio Cataliotti, noto per aver difeso la regina delle televendite, Vanna Marchi. Secondo l'accusa, Davide Vannoni avrebbe chiesto 500.000 euro alla regione, all'epoca, siamo nel 2006-2007, guidata da Mercedes Bresso, per fare ricerca, senza però avere i requisiti necessari, anzi millantando addirittura la presenza di 6 pazienti da lui curati e un comitato scientifico in realtà inesistente. Il finanziamento gli fu prima accordato, poi sospeso. Porteremo testimoni che dimostrano il contrario, spiegano gli avvocati. Siamo convintissimi dell'innocenza, convintissimi, non convinti. Siamo più che convinti e ce lo siamo detti non davanti alle telecamere, non perché siamo i difensori, io e l'avvocato scrivo, ma perché ne siamo intimamente, fermamente convinti. Come del resto convinto dell'efficacia delle cure era il Vannoni, e la miglior prova di ciò ne è il fatto che lui provò le cure su di sé. Vannoni era affetto da un'emiparesi sul lato sinistro,
penso che l'abbiate visto, l'abbiate intervistato, eccetera, potete vedere voi stessi se ci sono dei residui. Secondo il racconto dei legali, Vannoni andò in Ucraina per curarsi. Lì conobbe due ricercatori, anche loro indagati, a cui affidò le sperimentazioni qui in Italia, e la difesa vuole inserire anche loro tra i testi. Ma il processo di oggi non è la questione più delicata nell'affare Stamina. C'è l'inchiesta penale in mano al procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, che si avvia alla chiusura delle indagini. Ci sono 19 indagati, Vannoni in testa, il suo vice Marino Andolina, i due biologi russi, altri tra cui i medici di Brescia. Perché è lì che è stata avviata la sperimentazione, negli ospedali civili, che due giorni fa hanno però deciso di fermare la cura, in attesa che si pronunci il nuovo comitato scientifico. Un impasse che vuole dire sospensione dei trattamenti per i malati e rabbia delle famiglie e dei pazienti in lista d'attesa, che minacciano azioni forti. Ma Vannoni va avanti, annuncia la sua candidatura alle elezioni europee con l'imprenditore abruzzese Daniele Toto nella lista dei Liberal Democratici d'Europa e con Claudio Morganti, ex Lega Nord, ora in una aggregazione di liste civiche e movimenti territoriali. Il processo a Torino intanto è stato rinviato al 22 maggio prossimo, 3 giorni prima delle europee. In quell'occasione Davide Vannoni dovrebbe essere in aula. Parliamo adesso di Pompei, uno dei siti archeologici più importanti del mondo, ma che noi troppo spesso abbiamo trascurato. Il ministro dei beni culturali Franceschini aveva promesso un cambio di rotta e formalizzato oggi con l'impegno di nuove tecnologie e nuovi servizi con Finmeccanica. E questa mattina a Pompei è arrivato anche Grillo, che poco fa ha postato su Facebook la foto di lui appunto a Pompei. Finmeccanica tende una mano a Pompei, la grande malata dei beni culturali italiani. Mette a disposizione le sue tecnologie gratuitamente per contribuire a tenere sotto monitoraggio l'intero sito archeologico. La convenzione tra il grande gruppo industriale ed il Ministero dei beni culturali è stata siglata questa mattina. L'accordo prevede servizi di rilevamento satellitare per prevenire il rischio idrogeologico, migliorare l'operatività del personale, integrare il monitoraggio dello stato di conservazione. Non solo, le aziende coinvolte, Selex S e Telespazio, dovranno fornire smart app per coinvolgere i visitatori nelle segnalazioni di situazioni potenzialmente critiche. L'operazione costerà 1.700.000 euro, che però non verranno addebitati allo Stato. Abbiamo il più grande patrimonio culturale del mondo, è una risorsa su cui investire per, non soltanto per tutelarlo, ma per valorizzarlo come strumento per la crescita del paese, l'uscita dalla crisi, è ciò che tutto il mondo ci invidia. Se i privati vogliono contribuire ad aiutarci a recuperare e salvarlo, ben vengano. Il ministro dei beni culturali Franceschini prova dunque ad accelerare sul grande progetto Pompei, il piano ambizioso di restauro che dovrebbe mettere in sicurezza l'area degli scavi varato ad aprile 2012 e rimasto a carissimo amico. L'Unione Europea ha già stanziato 105 milioni di euro. Dopo la nomina del nuovo soprintendente, del nuovo direttore generale, lo sblocco nei giorni scorsi di 2 milioni di euro già a disposizione del ministero, arriva dunque l'accordo con Finmeccanica e per Pasqua è prevista la riapertura di alcune delle dimore più significative. Entro l'estate dovrebbe essere terminato anche il restauro del celeberrimo Cave Canem, il mosaico icona di Pompei che decora il pavimento d'ingresso della casa del poeta tragico. Dopo crolli, polemiche, degrado e dopo le dure parole arrivate da Bruxelles e dal commissario europeo per la politica regionale Johannes Hahn, ogni crollo per me è una sconfitta enorme, ha detto, oggi si prova ad imprimere una svolta. Pompei, con i suoi 2,5 milioni di visitatori all'anno, in crescita rispetto al 2012, insieme al Colosseo, è la faccia dell'Italia. E un paio d'ore fa anche Beppe Grillo ha voluto constatare lo stato dell'arte. Il leader del Movimento 5 Stelle è a Napoli per la seconda tappa del tour Te la do io, l'Europa, e a sorpresa poco fa è arrivato in visita agli scavi. Adesso sentite che cosa si sono inventati due studenti universitari del Politecnico di Milano. Avevano stampato dei biglietti ferroviari e poi li hanno venduti a 3.000 studenti universitari. Una truffa che ha fruttato migliaia di euro, ma i due giovani adesso sono indagati.
guadagnavano 50-55 euro per ogni carnet di biglietti ferroviari, tutti falsi, che riuscivano a vendere. Due studenti di 23 anni del Politecnico di Milano, forse disillusi dalle scarse prospettive di lavoro in periodi di disoccupazione giovanile, hanno messo in piedi una truffa fai da te, improvvisandosi falsari di abbonamenti delle linee Trenord, quelle abitualmente usate dai pendolari lombardi. Sono stati pizzicati dalla polizia ferroviaria, mentre nei corridoi di un'università, le loro vittime infatti erano studenti come loro, cercavano di piazzare l'ennesimo abbonamento falso e denunciati per truffa e falsificazione. Successivamente la Polfer ha trovato a casa di uno dei due apparentemente irreprensibili studenti una stampante multifunzione e oltre 3.000 biglietti falsi già pronti per essere venduti. Una studentessa insospettitasi di questa proposta così appetibile ha chiesto alla società stessa, società Trenord, se fosse in atto questa proposta, questa promozione dei buoni sconto. E da lì, attraverso le indagini della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polfer, abbiamo poi realizzato un appuntamento dove i ragazzi, insomma, hanno poi venduto i biglietti. I due operavano da meno di un mese. La truffa è stata scoperta in breve tempo, anche se ben congegnata, tanto da sembrare una piccola attività imprenditoriale. Addirittura stipendiavano due ragazze che, ignare di tutto e pagate poco più di 15 euro a giornata, giravano per diverse università milanesi, facendo compilare questionari, naturalmente falsi, sul gradimento del servizio ferroviario. Gli studenti venivano poi contattati per mail dai due truffatori, che proponevano, in cambio del tempo dedicato nel compilare il questionario, uno sconto sull'acquisto di carnet da 10 biglietti. E che cosa avevano pensato? Di proporre uno sconto sul carnet, che effettivamente costa 85 euro, proponendolo per ripagarti del tempo che ci hai dedicato, verrai contattato per dare un buono sconto, lo proponevano a 50 euro. Uno dei due studenti è stato fermato mentre aspettava, con tanto di badge falso di Trenord sulla camicia, un ragazzo a cui avrebbe dovuto vendere biglietti. Ha subito confessato. Prima di essere scoperti, i due hanno fatto in tempo a vendere solo qualche abbonamento ad altrettanti malcapitati, assicura Polfer. Un ulteriore disguido che pendolari già troppo spesso alle prese con treni affollati e ritardi hanno dovuto sopportare. Il Barcellona è nella bufera, la squadra catalana non potrà acquistare giocatori per un anno. Il provvedimento è stato adottato dalla FIFA, la federazione mondiale, che ha squalificato il Barcellona per aver violato le leggi che regolano il mercato dei minori nell'acquisto di 10 giocatori under 18. Multata anche la federazione spagnola per omesso controllo. L'accusa è grave e piena di vergogna, anche perché colpisce un club, il Barcellona, che ha costruito la sua immagine sulla legalità e la morale. Pochi mesi fa il processo per frode fiscale nell'acquisto di Neymar, che costò la presidenza a Sandro Rossell 38 milioni pagati sotto banco. Ora è il nuovo cazzotto, traffico di minori nel football. A sostenerlo è la commissione disciplinare della FIFA. Il Barcellona avrebbe comprato 10 calciatori minorenni in diversi angoli del mondo, tra cui i promettenti Seung Woo Lee, anni 16, nordcoreano, definito il Messi asiatico, Peter Soussa, camerunense, Bobby Adekanye, nigeriano con passaporto olandese, il francese Chendry. La sanzione della FIFA è pesante, blocco del mercato per oltre un anno. Se fosse confermata, verrebbe fermato il trasferimento del portiere tedesco Stegen, già acquistato, ma il cui contratto non è stato ancora depositato. E Blaugrana si troverebbero a giocare buona parte della prossima stagione con il 38enne Pinto, ora che Valdés si è rotto e starà fuori per 7 mesi. Ma questo sarebbe il meno, perché in gioco c'è altro, a partire dalla credibilità di una società che per anni ha portato la scritta UNICEF sulla maglia, preferendola sponsor milionari. Se tutto fosse confermato, sarebbe una macchia di vergogna indelebile sul presente e futuro, ma anche sul passato. Per anni abbiamo raccontato la favola magnifica di una società che masca un club, non solo una squadra di calcio, ma il posto ideale dove crescere per un ragazzo, diventare prima uomo, poi calciatore. La storia di Messi era lì a testimoniarlo. Il Barcellona ha annunciato che farà ricorso e chiederà la sospensione cautelare del verdetto per poter operare sul mercato l'estate prossima. Un lungo comunicato dove si legge che, secondo i criteri della denuncia FIFA, solo in Catalogna sarebbero ben 15.000 i ragazzi tesserati in maniera irregolare. Come dire, non siamo gli unici a farlo. Questa mattina il quotidiano spagnolo Marca ha scritto che il Barcellona non sarebbe l'unico club finito nel mirino della FIFA, ci sarebbero anche le due squadre di Madrid, Real e Atletico. Il traffico dei minori nel football è un fenomeno diffuso, sono migliaia i ragazzi africani che finiscono nelle mani di trafficanti di uomini, almeno 15.000 l'anno.
attratti dal sogno di ottenere un ingaggio in un grande club europeo, un viaggio della speranza che diventa un'odissea nera. Pseudo procuratori convincono le famiglie degli aspiranti calciatori a pagare una cifra che varia tra i 3.000 e i 10.000 euro per il fantomatico provino. I ragazzini più fortunati vengono davvero portati in Europa, ma meno dell'1% riesce realmente ad ottenere un ingaggio. L'ha raccontato il bel documentario Soca Africa. Gli ex sognatori del pallone, poco più che bambini, vengono spesso abbandonati o finiscono nelle mani di criminali alla ricerca di manodopera a basso costo. Commercio di ragazzini che potrebbero diventare campioni. Di questo la FIFA accusa il Barcellona. E poco fa il vicepresidente del Barcellona ha appena commentato: stiamo indagando per capire chi c'è dietro e quando lo scopriremo diremo tutto. C'è molta gente che non riesce a digerire i nostri successi. Adesso la pubblicità. Eccoci qui, non ci sono altre notizie di rilievo, quindi vi ricordo come sempre il nostro sito per gli aggiornamenti, tgla7.it, poi c'è l'edizione delle 20, noi ci vediamo domani se volete alle 14, buon pomeriggio.